Ciao a tutti, Cuge, ben ritrovati dal vostro Andrea di Cronatono su Pokémon Ultrasole. Dopo gli ultimi eventi, è chiaro che oggi toccherà andare all'isola Exeggutor, ma prima ci sono alcuni allenature da affrontare, se non erro, in questa piccola porzione di gioco, quindi io direi di affrontarli velocemente e poi andare all'isola Exeggutor, che so per certo che è leggermente diversa e quindi forse magari più esplorabile. C'è qualcosa di più da esplorare, magari? Ma lo vedremo tra pochissimo. Ovviamente, come sapete, e ripeto anche questa volta, gli incontri più importanti non li taglio. Mentre questi contro questi allenatori di dubbia potenza, di dubbia provenienza, non so come, neanche come definirli, li cancello. Li taglio in piccole parti, poi dopo. Comunque sia, cerco di tenere il gioco abbastanza lineare. Ecco, non è che mi aspettassi di fare chissà quanto a Dragalge, dato che è un Pokémon drago acqua. Con Ira di Drago non è che si può fare tanto, però. Massimo dei punti che toglie 40, però non potevo cambiare e prendere danni a caso. Quindi ho preferito tenere Ramona e farle subire appunto le due idropompe e poi switchare su un Pokémon più adatto. Dragalge è un Pokémon drago che sinceramente è interessante. Non l'ho allenato nella sesta gen, ma dovrebbe essere davvero interessante. Un altro Pokémon drago che mi piace è anche Noivern, che secondo me è molto più forte di Dragalge, però Dragalge, essendo un Pokémon acqua drago, può imparare mosse ghiaccio, mentre Noivern no. Andiamo un po' con Sharpedo. Pemmete! Ok, cosa serviva a rompere queste... Oh mio Dio, aiuto! Aiuto! Oh mio Dio! Wailord! Era piccolissimo, era! Ma c'era qualcosa di importante, a parte... No, solo per skippare completamente gli avversari. Ah, ok. Allora, beh, allora mo li affronto. Eccolo qua, infatti. Wimmer sale a bordo. Oh, yay. Guarda quanto è bello Wailord di là. Ah, manco tanto, dai. Nuota con la bocca aperta ingoiando cibo e acqua marina, poi espelle l'acqua in eccesso spruzzandola dallo sfiatatoio. Non avendo polmoni, ma avendo le branchie che fungono, che sarebbero i nostri polmoni, non ha problemi se ingoia acqua marina. Mentre se noi ingoiamo acqua marina mi sta anche venendo, solo al pensiero mi sta venendo anche da vomitare, perché l'acqua marina, una volta ho quasi vomitato per l'acqua marina, quindi ho dei brutti ricordi. Se ne ingoiamo anche un po' ci intasa i polmoni, non va nello stomaco, ma nei polmoni. Ok, sconfiggo anche velocemente questa allenatrice, infatti Sandshrew stranamente è andato KO con un attacco E3 lama di Pizza Pie, ma Pizza Pie ragazzi inizia a fare tantissimi danni e lo adoro. Ok, abbiamo sconfitto anche questa allenatrice. Faccio recuperare un attimo i Pokémon e poi mentre andiamo avanti vi dico un paio di cosine. Cioè, veramente solo una. Volevo dirvi che stranamente mi sono ricordato, appunto è una cosa, un fatto epocale, di ricordarmi che accada che io mi ricordi, che praticamente non è che... Mio Dio, che paura questo. Nello scorso video, no, 2 video fa, quando mi sono scontrato con Samina, ho detto che io pensavo che lei andava da, non andava da Nilego ma da Necrozma. Sì, in parte è vero, ma non è che noi andavamo a combattere Nilego in quel momento. Noi facevamo prima la prova di Pony, dato che appunto veniva eletta la Kauna, e poi dopo saremmo andati a fare... dopo la prova di Pony, appunto, a combattere Necrozma o Nilego, quello che c'era da affrontare. Mi sono appunto ricordato questo, non so perché mi è venuto in mente, quindi insomma, volevo appunto precisare questa cosa perché era uno sbaglio enorme quello che ho fatto, quindi volevo insomma un attimo rimediare, facendovi sapere che sì, mi ricordo, ok. E questo era quanto. Ramona 49, ottimo, siamo quasi tutti Pokémon al 50, a parte 2. Cioè, a parte 4, veramente. Però dico a parte 2 perché oramai Zagro e Ramona ci sono. Senta, ma lei è lì che fa. Mi fa un po' paura. Prima
Prima di proseguire prendo lo stemma e poi devo andare a prendere un'altra cosa, la TM che stava di là. Senta un po' lei, l'allenatore del raro talento conferma di non essere originario di Alola. Perché gli allenatori di Alola fanno cagare, questo quello che volevi dire? Ma certe persone proprio... boh. Ok, andiamo qui e... bene, c'è da prendere la TM o MT. Vabbè, io dico TM perché giochi in inglese, in Pokémon non l'ho giocato fino allo sfinimento in inglese. Oh, Gastrodon, ottimo! Però mi piace di più la forma rosa, perché sapete, no? È più fashion. Quasi quasi... oh. Però dovrei catturare uno Shellos in realtà. Una volta in una lotta Wi-Fi... praticamente giocavo contro un altro che diceva: ma tu hai Pokésav? Gli dico, sì, guarda, hai Pokésav. Allora mi fa: facciamo un team in fretta e furia, così giochiamo, facciamo una sfida particolare. Dico, va bene. Allora con Pokésav mi creo il Pokémon, appunto, Gastrodon. Allora dico, vabbè, diamogli queste mosse, ok, ok. Vado a combattere contro di lui. Non mi accorgo che in realtà Gastrodon era Shellos. E quindi avevo uno Shellos al 22. Io ho detto, aspetta un attimo, fammi uscire perché sennò non posso... non posso combattere con Shellos al 22. Però poi lui mi ha detto, ma no, dai, ce la fai. Ed io da pro l'ho sconfitto appunto con Shellos al 22. Io direi di non perdere altro tempo e di volare addirittura a Pony. Così almeno facciamo una cosa un pochino più veloce. Abbiamo tutti quanti i Pokepassaggio. Io direi, perfetto, allora andiamo a Pony. E prendiamo il traghetto per andare all'isola Exeggutor. Happy Masdale, grazie mille. Gli amici servono a questo? E tu sei davvero un'ottima amica, Happy. È un'allenatrice che ammiro. Sono proprio felice di averti incontrata. Per andare all'isola Exeggutor avrete bisogno di una barca. Chiedete a Rika. Buona fortuna. Che ci sia la prova di Rika da fare prima? Sarebbe interessante che Rika ci faccia affrontare una prova. Per poi dice, ok, superato la prova, vai all'isola Exeggutor. Ah, pensavo che Api si era fermata lì davanti. Chissà dove è Rika, ci ha fatto vedere esattamente Lilia dov'era. Avete scoperto qualcosa? Sì, ora Api è la cavola dell'isola. La piccola Api? E così ora sarà lei a sovrintendere la nostra grande prova al posto di Augusto. Beh, sono proprio contenta di lei. Sì, suo nonno adesso starà sorridendo lassù in cielo. Devo prendere esempio da lei, devo mettercela tutta, per mia madre, per Nebulino. Ah, a questo proposito, c'è un posto in cui vorremmo andare. L'isola Exeggutor? Ah, dove si trova il flauto, quindi. Allora dobbiamo parlare con il capo. Mi avete chiamato, eccomi qua! Ok, sì, è un veterano, quindi ci sta la voce, dai. Ci ho azzeccato. Piacere, sono il capo del popolo del mare. Ho sentito quello che stavate dicendo. Volete andare all'isola Exeggutor, vi porto io. Oh, grazie mille. Ehi, un momento, l'isola Exeggutor è piena di insidie, è meglio che Andrea vada da solo. È vero, potrebbe essere pericoloso. Mi spiace, signorina, ma se non sei un'allenatrice è meglio che lasci che se ne occupi il tuo amico. Ma io? Andrea. Lascia fare a me. Va bene, Andrea, sono sicura che tu e Salazar ve la caverete egregiamente. Vi aspetterò qui. Molto bene, nel frattempo io farò un bel ritratto alla piccola Lilia. Ok, allora andiamo. Da soli sull'isola Exeggutor. Un nuovo viaggio mi aspetta. Come ai vecchi tempi, da solo, senza nessuno che ti rompe le balle ogni 5 minuti di gioco. Oh. Che bello, ragazzi. Ehi. Eh sì, è cambiato davvero. Ho detto che era cambiata, ma non pensavo così tanto. Ottimo. Mi fa piacere. Palme basse. In realtà dovrebbero esserci Exeggutor. Eccoli. Ah, ok, sono comparsi così all'improvviso. Magari se ne posso catturare uno, mi farebbe piacere aggiungerlo alla mia squadra. Oppure mi passo un Exeggutor da oro e argento. Eccoci arrivati all'isola Exeggutor.
Si dice che su quest'isola in passato siete messi una prova. Ehi, senti che strepito, sembrano più, persino più giganti del solito. Ora vai, buona fortuna. Che ti ridi? Infondimi coraggio. Il Pokémon Noce Rock Executor si comporta in modo strano. Pin! Perché Pin? Che diavolo è? Perché Pinsir? Va bene che potrei... Oh mio Dio, no. Così poca vita con Ramona. Aspetta allora. Fammi ricaricare che potrebbe arrivare a 50 combattendo contro i Pokémon che stanno attaccando gli Executor. Perché sì, perché si capisce che se tu parli con un Executor e esce un Pinsir vuol dire che hanno dei Pokémon che li stanno attaccando. Va bene, questo Executor ora si sarà calmato. Fandeggiare collo felice. Ah, sembra contento di non ospitare più Pinsir. Ah, quindi ok, devo sconfiggere tutti quanti i Pinsir che stanno sopra il capo di Executor. Va bene. Cioè, Pinsir quindi è tipo... il punturato rosso? Tipo? In effetti nei paesi asiatici c'è punturato rosso. Ma anche dove fa caldo. Oddio, le Filippine possono essere... Le Hawaii? Hawaii e Filippine? Considerati posti esotici? Dove fa caldo, quindi il punturato rosso si troverebbe bene al caldo. Però Pokémon è più ispirato a questo gioco alle Hawaii. Però, sì, diciamo che ci può stare un punturato rosso. Posso passare qui? Grazie. Perfetto, dovrei aver liberato... Sì! Allora ho fatto bene a liberarli tutti. Ecco, ora quello va lì e mi fa da ascensore dovrebbe farmi. Sì! Sì, lo sapevo. Questa piccola cosa la sapevo. Ok, però prima andiamo nella grotta. Che c'è una grotta piccolina. Ah, ecco, mi sembrava infatti che non si entra. Ci sarà uno strumento nascosto sicuramente. Scusa Pinsir, vado un attimo qui. Sì, Pinsir, buonanotte. Executor, ecco, infatti volevo prendere qualcosa. C'era sicuramente qualcosa di importante da prendere. Di importante o meno importante, sempre che c'era da prenderlo. Fammi salire, grazie. Lei è molto gentile, umano. E Tauros? Sì, parte! Yeah! Pemmete? Al 85esimo stemma del dominante. C'è altro da rompere? Oh no, 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 non c'è nient'altro da rompere. Ok, sì, possiamo prendere il flato solare. Sull'antico piristello c'è un flato. Vuoi prenderlo? No. E che ci sono venuto a fare allora qua sopra il gioco? Dai, su, prendiamolo. E vai, flotto solare! Oh! Bello! Ah, ok, si torna così, ottimo! Bentornato, Andrea! Ora dovete andare a suonare flauti all'altare, si trova nella parte più recondita del canyon. I Pokémon ti adorano, è segno che sei un allenatore davvero speciale. Anche Pelipper lo dice. Ok, vado a curarmi i Pokémon perché hanno subito leggeri danni. Quindi andiamo a curare i Pokémon e iniziamo almeno la prova. Sì, infatti dobbiamo andare qui. Corri. E là! Ma una sola donna? Donna, ragazza. Che succede?
Yo yo, che fastidio! Ma ciò, se è vero quello che abbiamo sentito all'Eider? Sapete davvero come aprire un ultramarco e salvare Guzman? Per salvare Guzman servono dei veri assedori, vediamo di che pasta siete fatti. Ecco, sempre la donna che vuole fare la spaccone e che poi finisce per prendercele, purtroppo. Ok, mi avete convinto, mi fa male tutto. Dove vai? Che è successo? Ecco la Plumeria. Basta, ora te la dovrai vedere con tutti i nostri Pokémon. Per il bene di Guzman daremo il 500%. No, non è... Non funziona così. Devi capire che... Non è che perché siete in 5 allora... Cioè, ognuno dà 100%, 500%, no. È sempre... Vabbè, non lo capisco. Ma questi partono con Fomantis. Cioè, vabbè, partiamo con un Pokémon, seppur di livello alto... Un Pokémon che il giocatore può sconfiggere facilmente. Certo. Infatti abbiamo un Raticate ora. Siamo proprio al ridicolo. Oh, Ramon al 50. Oh, yeah! E vai così! Anche se ho perso, fatemi questo favore, salvate Guzman. Quando siete tonti, è così che date il capo mettendo i bastoni fra le ruote a chi lo va a salvare? Lilia. Ti sei finalmente decisa? Lo ammetto, mi sono comportata male con te. E il fatto che stessi solo seguendo gli ordini della direttrice non basta a giustificarmi. Comunque ormai è troppo tardi per scusarsi. Non mi perdoneresti comunque. Vedi, a Guzman piace la direttrice. Lei è l'unica adulta che ha riconosciuto la sua forza. No, credo che gli piaccia per altri motivi comunque. Mia madre è un egoista. Pensa sempre di sapere cosa è meglio per gli altri, ma non si preoccupa mai di capire cosa vogliono veramente. Però bisogna aiutarsi a vicenda. Questo è quello che ho imparato da Lola. E voglio che anche mio padre lo capisca. La salveremo e faremo tutto per salvare anche il signor Guzman. Guzman-kun? Sai, in un certo senso mi ricordi la direttrice. Anche se siete molto diverse, la forza dei vostri sentimenti è la stessa. Andrea, Lilia, so che non ho il diritto di chiedervelo, ma spero davvero che salverete Guzman. Con il sorriso stampato sulla faccia. Anche se forse è troppo stupido per ammetterlo, farebbe tutto per Alola. Se è arrivato a tanto, è proprio per cercare di proteggere Alola. Tieni, questo è cristallo Z di tipo veleno. Penso che ti sarà utile. Oh, grazie! Venenium Z. Come hai detto tu, Lilia, le persone devono aiutarsi a vicenda. A proposito, tu sei quello che ha ricevuto una pietra direttamente da Tapu Koko, vero? Ti consiglio di tenerti stretto il supercerchio Z. Senza Pokémon non ci sarebbero allenatori. A volte qualcuno se lo dimentica e viene punito dai Pokémon protettori. Ma tu non dovresti correre questo pericolo. Ora vado. Discorsi importanti. A quanto pare la vita del Team Skull non è semplice come sembra. Niente è tutto bianco o tutto nero. Questa è una citazione a bianco e nero, non so se qualcuno l'ha colta. Andrea, grazie per tutto quello che stai facendo. Lascia che rimette in forza i tuoi Pokémon. E ora andiamo, Andrea, ci siamo quasi, l'altare ci aspetta. Il Canyon di Pony è da quella parte. Sì, Lilia, però sono io ad affrontare gli allenatori, tu te ne starai in panciolle tutto il tempo. Rotom, che c'è? È l'ora del rock and roll? Oh yeah! Dammi qualcosa di buono. Niente, non mi piace sta roba. Bene, allora io direi di andare. Quindi, Cuccio, facciamoci coraggio e iniziamo la prova.